Ciao amici, io lo sto spiegando da anni. La medicina si occupa di curare la malattia e la naturopatia si occupa di curare la salute. Adesso che siamo in piena emergenza sanitaria, tutti ne parlano e mi fa piacere. La naturopatia, la meditazione e l'alimentazione incidono fortemente sul nostro sistema immunitario, sulle nostre difese. In realtà, quando si parla di sistema immunitario, si trovano tante opinioni discordanti. C'è chi dice che bisogna stimolarlo, c'è chi dice che non bisogna toccarlo. Insomma, come sempre, tutto è il contrario di tutto. E noi lì nel mezzo a chiederci: e cosa devo fare allora? Secondo la mia esperienza, la cosa più importante da fare prima di tutto è informarsi tramite le fonti più accreditate. Per questo consiglio sempre di leggere libri e non solo articoli sul web, spesso scritti da giornalisti, un po' tuttologi e non da esperti del settore. Ma la mia visione naturopatica mette d'accordo tutti. Per il sistema immunitario bisogna usare l'alimentazione e l'integrazione per ottenere due obiettivi. Uno, mantenere il corpo nutrito con quelle sostanze specifiche che servono al sistema immunitario. Due, mantenere il corpo pulito, così il corpo non deve impiegare troppe risorse per fare pulizie, per eliminare le tossine, e può impiegare invece le sue energie per le difese. Ha una sua logica, ma non lo dico solo io. Lo sostiene anche un gruppo di docenti di due università canadesi che hanno scritto un libro a più mani. Sono Isabel Hout e Dennis Roy dell'Università Laval nel Canada, specializzati in scienza della nutrizione, e Gregor Reid, specializzato in microbiologia e immunologia alla Western University, sempre in Canada. Ecco il libro in questione, si chiama Stimolare il sistema immunitario. È pubblicato da Il Punto d'Incontro, la casa editrice specializzata in salute naturale, proprio come me, e gentile sponsor di questo video. Il libro indica quali sono gli alimenti e gli integratori chiave per dare un bel sostegno al sistema immunitario. Insomma, i cibi che danno una mano a mantenere e aumentare le difese. Ma come dico sempre, quando vogliamo occuparci di qualcosa, dobbiamo sapere bene con cosa abbiamo a che fare. Per questo, la prima parte del libro descrive il sistema immunitario e quello che succede quando funziona troppo poco o anche troppo in eccesso. Perché anche questo può succedere, per esempio, agli allergici gravi o a chi soffre di malattie autoimmuni. Andando avanti, il libro spiega che uno degli alleati principali del sistema immunitario è l'intestino. Bisogna sempre tenerlo pulito e ben funzionante, e per questo ci aiutano i probiotici e i prebiotici. Volete sapere la differenza? Intanto mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video! I probiotici sono quegli integratori che contengono bifidobatteri, lactobacilli, fermenti lattici, mentre i prebiotici sono degli alimenti ricchi di fibre non digeribili dal nostro stomaco, ma che nutrono invece i batteri buoni nell'intestino. E dove li trovo? Guarda, per esempio anche la banana è un prebiotico, ma anche le cipolle, i porri, i carciofi, la cicoria, l'aglio, gli asparagi, anche l'avena e la soia sono prebiotici. E questi alimenti non dovrebbero mai mancare sulle nostre tavole. Un'altra regola fondamentale descritta nel libro è proprio quella di fare ruotare all'interno dell'alimentazione settimanale tutti questi alimenti, per introdurre nel corpo tutte le sostanze fondamentali utili al sistema immunitario. Ma quali sono? La vitamina D, che si trova nel pesce, nei grassi omega 3, nei latticini e nei funghi. La vitamina A, che si trova nelle verdure gialle e arancioni. La vitamina E, di cui sono ricchi gli oli vegetali, il selenio, che si trova nei cereali integrali, lo zinco, molto abbondante per esempio nei semi di zucca, e per finire gli antiossidanti. Per esempio il polline e la pappa reale ne sono molto ricchi, sono naturali al 100% e bisognerebbe proprio rivalutarli. I due esperti consigliano sempre di assumere fibre per l'intestino da frutta, verdura e cereali integrali, enzimi vitali necessari alle attività cellulari da frutta e verdura cruda, e proteine fondamentali per la costruzione del sistema immunitario dai legumi e anche dalla carne. Però non la carne di animali allevati con dose massicce di ormoni e di antibiotici, perché questo confonde il sistema immunitario. Grassi sani da omega 3 e omega 6
minerali necessari alle membrane cellulari da frutta secca, semi e olio di pesce. Anche l'aglio e la cipolla hanno effetti benefici per il nostro sistema immunitario, bisognerebbe introdurne un po' tutti i giorni. Ma qualche integratore no? Per quanto riguarda gli integratori, oltre alla classica echinacea che tutti conoscete, qui troviamo una serie di altre piante, alimenti e superfood molto efficaci per il sistema immunitario. Per esempio, il noni o noni, il mangostano, i semi di pompelmo, il ginkgo biloba e il ginseng siberiano. Il libro spiega come usare questi integratori con tutte le indicazioni utili per il sistema immunitario. In ogni caso, bisogna sempre seguire le dosi indicate sui prodotti se li acquistate. Beh, tanto dobbiamo stare a distanza. Insomma, abbiamo capito che, come dico sempre, non dobbiamo pensare solo a nutrire la pancia, ma anche il sistema immunitario quando mangiamo. L'importante è seguire sempre la guida degli esperti, evitare il fai da te e adottare uno stile di vita sano, però sempre, non nei momenti critici o solo quando è di moda o di tendenza. Ecco perché servono i libri come questo per approfondire l'argomento. E qui c'è anche un pratico menu settimanale per capire come combinare e ruotare tutti gli alimenti per il sistema immunitario. Se vi interessa ordinare questo libro direttamente dalla casa editrice Il Punto d'Incontro, potete farlo dal link in descrizione. Se fate un primo acquisto potete avere anche uno sconto di 5 euro, che male non fa. Bene, spero di esservi stata utile per ricordarvi ancora una volta che la salute va curata anche a tavola e questa sta diventando un'esigenza imprescindibile, è sempre più chiaro e dobbiamo farlo tutti il più possibile. Se vi fa piacere a questo punto, condividete il video, abbonatevi al canale, andate sulle mie pagine social e iscrivetevi anche lì per restare in contatto. Quanta roba! Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo, ma sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!